CVG Photo Art. It's media. It's art. Napoli, via San Giovanni e Paolo, storicamente conosciuta come San Giovannillo. È qui che è nato e cresciuto ed è diventato l'uomo più importante della musica mondiale, Enrico Caruso. Ma il vero motivo non è Caruso, lasciamolo riposare, anche perché di lui si è detto già tanto e si dirà ancora tantissimo. Il vero motivo è che siamo qui a San Giovanniello perché riprende finalmente a pulsare il cuore di questo antico quartiere. Riapre il bar pasticceria Mantice. Bar pasticceria Mantice è un'azienda a conduzione familiare perché hanno l'entusiasmo e la passione per questo lavoro. Dai loro laboratori escono i migliori prodotti dolciari e possono fare ottimi catering e addirittura torte personalizzate. Portate qui una vostra foto, oppure volete la foto di un personaggio famoso, la pasticceria Mantice ve la schiaffa sulla torta e verrà veramente una cosa particolare. Un'altra cosa importante: prodotti di primissima qualità, genuini, freschi, e basta con le parole, è importante assaggiarli e gustarli. Il bar pasticceria Mantice è stato corteggiatissimo dalle migliori torrefazioni della Campania, ma la scelta è caduta su Caffè Partenope e non è stata una scelta a caso, veramente una torrefazione di altissima qualità. Il bar pasticceria Mantice appartiene appunto alla famiglia Mantice, una delle famiglie più storiche e ben volute di questo quartiere. Pensate che questo bar esiste da quasi un secolo. E no, basta, fatemi gustare questo Caffè Partenope tranquillamente, va bene? Poi magari ve lo offro io dopo. Bar pasticceria Mantice, via San Giovanni e Paolo 138-139, angolo via Zurlo, naturalmente siamo a Napoli.